Avete visto? Finalmente la nebbia è scomparsa e ora in cielo possiamo vedere. No, no, ma perché quello? Che cazzo è uscito quella zona? Non intendevo quella. Volevo far vedere quello che è importante davvero per oggi. Allora, senza. Scusate. Eccoci qua. Senza che nessuno si aspettasse, senza che nessuno lo potesse prevedere, è uscito questo trailer improvvisamente. Ed è incredibile. Tra poco lo andremo a vedere, ma sicuramente questo film qua potrà uscire fuori in tre modi. Quindi ci sono tre risultati possibili. Possibilità numero uno: il film è bello. Quante probabilità ci sono che il film alla fine sia bello? In realtà, secondo me, abbastanza. Seconda possibilità: il film è brutto. C'è la possibilità che il film sia brutto, ma sinceramente non penso. Terza possibilità: il film è talmente brutto che è bello. Questa, secondo me, è già più probabile rispetto alla seconda. Secondo me, la seconda è la meno probabile. Quarta possibilità, che vi ho mantenuto segreta per l'intera durata del video. La quarta possibilità è che io muoia prima che esca il film e quindi non lo potrò mai vedere, ed è una mia opinione. Che c'è sempre questa opzione qua, volevo semplicemente ricordarvelo della fugacità dell'esistenza umana, di quanto sia probabile che ogni cosa che aspettiamo ogni giorno si tramuti semplicemente in speranze vane che si concludono in niente. Ma quindi, credo sia arrivato il momento di dare una vera e propria occhiata al film. Benvenuti a Rai. C'è un dottore in mezzo alla strada. 10 su 10, film dell'anno. Guarda, ci sono anche dei Flebebè, dei Klefki versione Alola, degli uccelli, il famoso Pokémon uccello. La celebrazione dell'armonia esistente fra umani. Vabbè, per il resto è tutto normale. Cos'è quello Psyduck? Non è uno Psyduck. Non capisco se abbia piume oppure delle scaglie addosso. Perché c'ha quegli occhi così? Perché c'è Psyduck nel film? Non potevate scegliere un altro Pokémon? Perché Psyduck? Perché con quella faccia Psyduck? Siamo a 7 secondi di trailer. Forse è meglio se vado un po' più in fretta. Pokémon. Mi ricordo che volevi diventare addestratore dei Pokémon da piccolo. Sinnoh Championship 24, quarta generazione confirmed. Prossimi giochi che usciranno per Switch, quarta generazione. Remake di quarta generazione. Yes! Finalmente! Abbiamo finalmente la conferma del. Speriamo di no, porca vacca. C'è qualcuno? Chiunque tu sia, so usarla questa. Ah, cavolo, ecco qua. Lo so che tu ora non puoi capirmi, però metti giù la spillatrice o io. Folgoro con una scarica a te! Questo è il miglior film dell'esistenza. E tu mi hai capito? Comunque si riesce a capire che è un detective soltanto dal fatto che ha il cappellino. Non gli hanno dato neanche tipo una sigaretta da tenere in bocca, un trench coat da tenere addosso e un discorso da detective le noir anni 20. Mi è stato assegnato questo caso da anni ormai. Seguo questo mistero come un Rockruff segue l'odore delle salsicce, ma trova solo rocce. Ero stato avvertito di non seguire questo mistero, ma era più allettante di un gelato freddo in una calda serata d'estate. Peccato che alla fine ho scoperto che il gelato era già sciolto e sulla scena del crimine c'erano due Vanillish, sciolte fino all'ultimo ghiacciolo. Il principale sospettato è uno schivo e scivoloso Slagma, che da più di 2 anni è fuori dal mio radar. Vorrei buttarlo in una fredda cella ghiacciata, buttare la chiave e dimenticarmelo per sempre. Forse ci sarei anche riuscito se la mia ex moglie non mi avesse costretto ad andare alla festa di compleanno di uno dei due miei figli. Non ricordo quale fosse. Forse erano gemelli? Non ricordo. L'unica cosa che non riesco a scordare è tutto quello che mi ha portato via la mia ex moglie con il divorzio. Sicuramente ora se li starà godendo come un Tauros si gode una Miltank nelle stagioni d'amore. Adesso che ci penso c'è un'altra cosa che mi sono ricordato. Io non bevo whisky.
solo. La gente mi parla, ma... Gli Emolga hanno gli occhi completamente neri, senza anima, sono di una forma stranissima, sembrano estremamente sproporzionati rispetto a qualsiasi altra cosa in questo mondo e ho paura per la mia vita. Tu lo senti, vero? Pika Pika! Sì, Pika 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 è adorabile. Ah, è uno di quei film dove c'è il protagonista che dice: ma vi giuro, è vero, ascoltate, lui può parlare. E quello lì parla e fa pika pika. E in realtà tutti non lo capiscono e quindi c'è il malinteso e roba del genere. Ah, siamo tornati al film per famiglia anni 90. Dite! Noi due. Copyright! Oddio, che cazzo ho visto? Quelli sono dei Bulbasaur? Va bene, ci stanno. Quelli dietro sono dei come si chiamano? Ecco, Morellul. Che cazzo ricordavano questo Pokémon qua? Vabbè, ci sono anche i Morellul. Ottimo. Ma non è questo che mi ha fatto fermare il video, perché i Morellul sono carini, mi piacciono come Pokémon. Quello che mi ha fatto fermare il video, oltre al fatto che Pikachu è morto, l'ho appena notato, è questo. Ho sentito delle persone dire che l'avrebbero preferito tutto fatto di pelle. Quindi sarebbe uscito praticamente un Majin Buu con pure il ciuffo fatto di pelle, visto che Jigglypuff ha il ciuffo in faccia e hanno fatto bene a farlo con i peli. Ma per qualsiasi persona che lo volesse tutto fatto di pelle, no. Charizard, Greninja, loro ci stanno bene. Sono dei Pokémon fighi, ci vuole il Pokémon. Perché c'è Psyduck nel film? C'è pure gli occhi dettagliati, si vede proprio... Perché Psyduck? Quanto è espressivo questo Mr. Mime? Mai visto una persona così espressiva in vita mia. Porca vacca, hanno fatto benissimo a mettere Mr. Mime come Pokémon in questo gioco. Nella mia sta benissimo. In questo film, non è un gioco. E Pikachu è morto. Mi piace anche il logo. Questo film qua... mi sembra una gran figata. Trailer visto. Usciamo un secondo così vi do dei pareri... a caldo. Ma quindi, quante probabilità ci sono che questo film qua sia una cosa orribile? Non più di tante, secondo me. Non so per quale ragione, ma la cosa a tema Pokémon di cui sono più eccitato dai tempi di Pokémon Y. L'ultima cosa nel mondo di Pokémon di cui ero contento ed ero genuinamente interessato a giocarlo e averlo il prima possibile era Pokémon Y. Da lì in poi praticamente tutto non mi ha mai colpito più di tanto perché non c'era mai niente che mi potesse davvero colpire. L'unica cosa che c'aveva la possibilità di farlo era il primo titolo che sarebbe uscito per Switch, che poi però si è scoperto essere Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, e quindi purtroppo il mio interesse per il gioco è crollato improvvisamente. Che tra l'altro questo video qua dovrebbe uscire teoricamente venerdì, che dovrebbe essere il giorno in cui esce mondialmente i giochi Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, e a me dovrebbe arrivare la copia di Let's Go Eevee. Quindi presto inizierò pure una serie su quel gioco. Però non so perché, per quanto questo film qua possa benissimo essere la cosa più brutta che sia mai successa a Pokémon da sempre, cosa che non credo perché c'è Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Scusate, ogni tanto devo buttare fuori il mio odio per quei giochi lì. Presto iniziando il gameplay pure su quei giochi. Vabbè. Però contemporaneamente potrebbe essere una cosa nuova, divertente, e che ci tiene impegnati per 2 o 3 ore di divertimento così, perché un film dura 1 ora e mezza, 2 ore e poi basta. In ogni caso, io lo andrò a vedere il primo giorno in cui esce perché sono curiosissimo. Ma prima di terminare il video, dobbiamo assicurarci se questo film sarà bello o no. E come si fa ad assicurarsi se un film è bello o no? Tirando 2 dadi da 20. Allora, se esce in qualsiasi dei 2 dadi un numero sopra il 15, è un bel film. Se invece escono numeri tra il 5 e il 15, è un film brutto. Se è sotto il 5, è talmente brutto che è bello. Speriamo. Ok, è uscito un 17. Il film è bello. Ma quindi, per questo WWW time... è tutto. Spero che abbiate apprezzato. Spero di vedervi nel prossimo WWW time, perché settimana prossima so già che cosa fare e sono sicuro che vi interesserà a tutti. Spero che abbiate apprezzato. Spero di vedervi nel prossimo episodio. Ciao a tutti.